Silenzio, ci starte! Buonasera, ben ritrovati a un'altra diretta su Nechi Shop e quindi un'altra serata all'insegna del live shopping, lo shopping creativo che vi permette di stare a casa vostra mentre noi vi presentiamo tutti i prodotti e tutto quello che vi serve per la vostra creatività. Quindi, stasera però è una serata specialissima perché abbiamo come ospiti le vostre ambassador preferite. Ormai le conoscete tutte quante, sono qua che vi salutano con le manine, le vedete nello schermo. E quindi io comincerei subito a passarvele una per una in modo che vi possano fare i vostri saluti, mentre aspettiamo che vi colleghiate tutti quanti prima di partire con quello che oggi sarà il tema della serata, e cioè la sublimazione che vi permette di personalizzare tantissimi oggetti, vi vedremo tantissimi stasera, perché insieme alle nostre ambassador vedremo insieme quattro tecniche per la personalizzazione, quindi quattro tecniche di sublimazione, quattro presse diverse per appunto sublimare i vostri supporti, tanti supporti per il vostro divertimento e quattro oggetti che sono veramente di tendenza, soprattutto per l'estate, quindi li vedremo una alla volta, uno per uno. Ma adesso vi lascio ai saluti, quindi vi faccio salutare come tutto da Linda. Ciao, bellissima essere qua, sono contenta e soprattutto sono contenta di farvi vedere delle cose molto carine adesso con la Mac Press, perché io mi occuperò delle tazze, tazze che sono veramente uno di quei gadget che piacciono tantissimo. Quindi lascio la parola ad Eleonora e i saluti a lei da questo punto, direi. Linda, ciao a tutti, Ciao, mi sono sono felicissima. emozionata. Ciao, grazie. Io invece vi parlo di magliette che sono, lo so, la cosa più personalizzata al mondo, ma rimangono in tendenza. Quindi, ragazzi, anche oggi personalizziamo una t-shirt. Io utilizzerò la Easy Press 3, quindi vi mostro perché. Insomma, c'è stata questa innovazione, cosa è stato introdotto e appunto come utilizzarla. Lascio la parola a Stefania. Grazie Leonora, ciao a tutti, sono felicissima di essere qui con voi. Io invece vi parlerò di supporti rigidi, quindi di gadget e anche questi sono molto di tendenza, ve li farò vedere e soprattutto vi farò vedere la super meravigliosa Autopress. E adesso Emanuela, lascio la parola a te. Grazie, grazie Stefi, grazie ragazze. Allora, innanzitutto stanno già arrivando tantissimi saluti da parte vostra, vedo che vi siete già collegati in tantissimi, quindi saluto in diretta Simonetta, Alessandra, Claudia, Meris, Melina. Melina che dice che l'ha acquistata ieri la pressa, benissimo. Valeria, Valentina, ciao Moshe, anche Moshe ci sta guardando, che è il direttore commerciale di Sograss Europa e quindi ci sta guardando e ci sta seguendo perché parleremo tantissimo di Sograss stasera. E poi Valentina, Antonella, Roberta, Bernadetta, Maria, grazie, mamma mia quante siete. Molto bene Leonora, mi sono comprata anche io la pressa 3, fantastico. E la Mimma, eccoci, un buon saluto anche da parte di Mimma. Ciao a Ursula, insomma siete veramente tantissime, grazie per i cuoricini e per i pollicini. Sapete che noi quando volete dimostrarci il vostro affetto ci fa sempre piacere ricevere tanti, tanti, tanti cuoricini, belli colorati. Allora, innanzitutto io parlerò di cappellini, quindi vi hanno detto una per una che cosa vi presenteranno stasera, quindi Linda tazze, Eleonora magliette, Stefania gadget e io cappellini, quindi vediamo proprio una panoramica completa di quello che ci si può fare con la sublimazione. E Valentina dice vi amo! Fantastica, fantastica. Se avete domande potete scriverle qui in chat, ogni tanto le leggeremo, però ci sono anche i nostri operatori di Nechi Shop che vi rispondono direttamente e che vi cominceranno già da subito a parlare di offerte, sì, perché ci sono delle offerte incredibili. Chi è iscritto alla nostra newsletter le ha ricevute in anteprima ieri, quindi ha avuto un'anteprima, un vantaggio sugli altri per gli acquisti, ma chi sta guardando questa diretta in questo momento
le riceverà adesso in chat dalle nostre operatrici che vi scriveranno quali sono gli sconti che partono da adesso e arrivano fino al 5 di giugno, perché vi lasciamo anche il ponte per fare acquisti e vi lasciamo un po' di tempo. Quindi guardate bene in che cosa consistono, io ve ne parlerò più tardi, intanto le troverete a breve in chat, quindi guardate anche la chat sotto ai commenti. Se state guardando questa diretta da qualsiasi altro luogo, il nostro sito, i gruppi delle ambassador, le pagine delle ambassador, cliccate sul video perché potete commentare a questa diretta solo se siete dentro al video originale, quello pubblicato su Necky Shop, quindi dovrete trovarvi nella pagina di Necky Shop. Benissimo ragazze, allora siamo molto contente di fare questo appuntamento. Se vi ricordate, l'anno scorso in questo periodo stavamo facendo un bel apericricket e quest'anno ci ritroviamo sempre per salutarvi e dare un po' un saluto a quello che è stata la stagione, diciamo, invernale, primaverile, e un benvenuto all'estate, dove inizieremo poi a fare cose nuove e vi informeremo a breve. Allora, io direi di partire nel vivo, perché insomma i 5 minuti canonici per attendere tutti quanti che si collegassero sono trascorsi, per cui iniziamo proprio ad entrare nel vivo. Sapete che noi poche ciance e vi facciamo vedere subito tante cose, stasera ne abbiamo tante da farvi vedere. Vediamo una per una tutta la parte teorica, cioè vi spieghiamo lo spiegone, diciamo, vi spieghiamo bene. Scusate, io continuo a guardare la telecamera di là, ma sono qui. Infatti, non me ne sono accorta adesso. Ecco, stavo guardando la telecamera come se stessi parlando al pubblico di questa telecamera. Comunque, iniziamo, dicevo, lo spiegone. E quindi partirà Linda parlandovi delle tasse, perché le tasse si possono sublimare in diversi modi. Quindi Linda, a te la parola e buon lavoro. Grazie. Allora sì, le tazze, oltre ad essere una passione, per me è diventata la tazza, perché effettivamente è una cosa che diciamo piace un po' a tutti e può prendere dentro un po' tutto i gusti. Perché? Perché può essere usata per tantissimi modi. Ma adesso parliamo di come viene, può essere fatta la tazza, sia con la sublimazione con l'asso grasso, quindi possiamo utilizzare questa bellissima macchina che fa delle cose stupefacenti e ve le faccio vedere. Possiamo anche utilizzare gli infusibili ink, e adesso vi faccio vedere quello che una delle prime tazze che ho fatto con il mio logo, con gli infusibili ink, che è veramente, fanno dei colori bellissimi anche questi, e si possono usare anche i pennarelli, proprio quelli che ci sono dentro, per fare quindi le tazze disegnate. Linda, puoi farla vedere un pochino più vicino alla telecamera? Ma stai scherzando, ci guardo subito, guarda. Bene. Guardate com'è bella, come si vede bene. Questa era per Natale, l'avevo fatta, poi era talmente bella che me la sono tenuta. Faccio sempre così, io le faccio per regalarmele e poi me le tengo, perché mi piacciono troppo. Dico, no, ci ho messo così tanto amore che me la tengo. E poi dopo invece ci faccio vedere quello che è invece, vediamo, gli infusibili, ma la cosa spettacolare... Linda, un po' più lentamente, perché le tasse non si vedono, quindi avvicina le telecamera, sono tipo operativo, sapete che io sono tipo operativo, quindi sono veloce. Allora, questo, te la faccio vedere bene, vedete? Sono gli infusibili che sono tagliati con la Cricut e dopodiché sono stati trasferiti sulla tazza con la Mac Press, perché abbiamo questo bel macchinino qui, che è la Mac Press, che fa tante belle cose. Adesso ve la ritolgo questa. E qui possono fare tantissime tazze tagliate. Si vedono bene adesso? Lo vedete bene? Ecco. Però dicevo che si può fare in sublimazione, e con la sublimazione si ha la possibilità di fare molte più cose. Da queste cose qua, guardate che bella, wow. questa è veramente, mi è piaciuta tantissimo. E poi dopo possiamo fare le foto, quindi andiamo con le foto, e lì si può spaziare in tutti i modi. Vi faccio vedere, questa è la mia amata Sardegna. Molto belle, sicuramente per chi sta guardando dal cellulare vediamo un po' piccolo, la telecamera, se tu ti riuscissi a avvicinare di più con la tazza, proprio la, ecco, così si vede proprio la bellezza del disegno e di come queste stampe con Sograss vengono perfette. Sono veramente coloratissime,
molto, anzi, diciamo che dal vivo sono molto più belle, ma bisogna accontentarsi del video. Questo era un paesaggio di quelli veramente esagerati. Poi uno volendo può anche farci i monogrammi sulle tazze in questo modo e quindi farle personalizzate con la foto e una lettera. E poi dopo abbiamo il mio amato Harry Potter. Quindi stasera cosa ci farai vedere nella pratica? Nella pratica vi farò vedere proprio la sublimazione con Design Space, quindi farò un progetto direttamente da Design Space, così potete farlo tutti senza problemi perché è alla portata di tutti, ormai voi lo utilizzate tranquillamente. Quindi faccio vedere anche come stampare soprattutto da Mac, quindi, che molti non sanno come fare, andare direttamente sul Print Manager. Facciamo un progettino assieme con la grafica, con un'immagine Warner Bros, perché non posso che fare anche la mia tazza. E quindi ci sarà la parte femminile e vediamo quale sarà. E vi farò vedere un po' come il progettino, in più faremo la tazza insieme. E vi farò anche vedere come si fa la giusta incarto per trasferire la tazza, in modo che vengano sempre perfette. Perfetto, adesso direi grazie. Volevo aggiungere un piccolo particolare che riguarda il fatto di la possibilità di creare un business con la vendita delle tazze, perché ricordatevi che noi siamo qui per fare tutto ciò che è creativo perché ci piace, vogliamo regalarlo ai nostri amici, vogliamo divertirci noi in casa, per la famiglia, per la casa, eccetera. Però chi desidera avviare un piccolo business di personalizzazione, la sublimazione è proprio perfetta. Quindi che vogliate fare tazze, magliette, cappellini o gadget, noi su Nike Shop abbiamo proprio tutto quello che vi serve e sono tutti prodotti, adesso lo vedrete anche con le presse, la stampante, eccetera, che potete tenere tranquillamente in casa, non avete bisogno di un laboratorio a parte, di spendere soldi nell'affitto appunto di un locale per fare queste cose, perché potete tenerle in casa perché sono tutte a portata proprio di famiglia questi prodotti. Le tasse vi permettono di guadagnare bene perché c'è un bel margine con le tasse. Una volta fatta la stampa e la tazza e spendete, che ne so, al massimo, proprio massimo 5 euro, spendete tassa di super qualità, eccetera, la potete vendere tranquillamente a 10, a 15, perché una tassa personalizzata fatta apposta per una persona ve la pagano anche tranquillamente 15 euro. Infatti volevo dire che le tazze possono essere usate per ogni tipo di evento, perché non è solo la tazza da regalare come gadget, ma anche da dare un messaggio. Quindi il messaggio in tazza, come dico io, per esempio, ho visto una ragazza farlo per dire alla propria testimone che sarebbe diventata la testimone di nozze o il sesso del bambino. Insomma, un gadget che si può personalizzare, quindi per poterlo dare a qualsiasi tipo di situazione, poterlo adattare, e quindi va bene per qualsiasi età, maschile, femminile, insomma, diciamo che è una cosa utile, esatto. Quindi tutti la tengano e la utilizzano e la tengono lì anche come ricordo. Esatto, e quindi senza dilungarci troppo, purtroppo solo per un fatto che abbiamo poco tempo e che quindi vogliamo vedere tante cose, ma ci sarebbe da dire un mondo di cose solo sulle tazze, facciamo invece adesso una panoramica teorica su quello che si può fare con le magliette, perché ci sono diversi modi che possiamo utilizzare, diverse tecniche per sublimare le magliette, vero Eleonora? Esatto, esatto. Allora, le magliette, chiaramente tutti sappiamo il potere che attira sempre per qualsiasi occasione, anche i matrimoni, come diceva Linda, si possono utilizzare per creare, ad esempio, le magliette per tutte le damigelle, team, sposa, insomma, si possono fare tantissime cose. Per quanto riguarda la sublimazione, abbiamo tanti modi per creare una bella maglietta. Partendo da una base in poliestere, abbiamo la possibilità di applicare un infusible ink, quindi come sappiamo si tagliano con le Maker, l'Explore, le Joy, insomma con tutti i nostri plotter magnifici, e poi si applicano. Se invece vogliamo utilizzare la stampante, abbiamo molta più libertà e chiaramente molta più scelta anche nel tema. Però, come vi ho detto, bisogna utilizzare appunto il poliestere.
in percentuali alte. Io ho provato, come dicono, anche su il 70% di poliestere, però vi raccomando di usare percentuali molto più alte. Il 100% vi assicura veramente dei risultati ineguagliabili. Va proprio a sprigionare il colore in una maniera splendida. Però, se proprio vogliamo utilizzare un altro tipo di tessuto, come ad esempio il cotone, per le cose per neonati, ci sembra un po' così utilizzare il poliestere, allora in quei casi possiamo utilizzare Easy Subli, che vi ho già mostrato in diverse occasioni, ma che oggi vi ripropongo perché appunto utilizzeremo la fantastica funzione della sublimazione con una bella fotografia personalizzata, però applicando su una maglietta di cotone che in teoria non sarebbe sublimabile, ma noi utilizziamo uno stratagemma e quindi riusciamo anche lì a fare una bella sublimazione. Quindi questo è quello che vedremo utilizzando la Easy Press 3. Quindi con la nuova funzione in Bluetooth che ci aiuta, ci guida, ci dice quale impostazione utilizzare, è come se avessimo un ambassador vicino a noi, è come se avessimo una persona fisica che ci dice proprio passo a passo cosa fare anche grazie a delle animazioni. Quindi questo è quello che vedremo tra poco insieme. Eleonora, hai anche qualche maglietta da farci vedere come idea? Sì, allora, questa qui è una che ho già realizzato con l'Easy Subli. Eccola qua. E questa Wow! qua è una grafica che ho realizzato io, quindi ho disegnato a mano questa grafica e poi l'ho riportata su una maglietta, come vedete, nera, perché come sapete l'Infusible o comunque la stampa sublimatica lavora un po' come un pennarello, quindi sul bianco si vede bene, ma sui colori un po' meno, quindi questo è il ragionamento. Mentre utilizzando l'Easy Subli, questo è quello che otteniamo. Tenete conto che questa è stata già lavata tante volte, quindi tenete presente che ha tenuto veramente molto molto bene perché ha già un anno questa maglia ed è ancora assolutamente portabile. Poi ho fatto questo qui per l'auto che si può appunto mettere come gadget per la vostra auto, molto molto carina, la mini magliettina, anche questa sublimata e con stampa sublimatica fatta con Sograss. Poi ho un'altra maglia, questa qui, carinissima, che ho Bella, molto. personalizzato e questo è 100% poliestere, quindi vedete che comunque il risultato è fantastico perché appunto il colore si sprigiona molto molto bene su questo tipo di tessuto. Ecco, la differenza, diciamo, tra la sublimazione direttamente sul tessuto e l'Easy Subli è che quando è direttamente sul tessuto è proprio infusa dentro al tessuto, per cui si può strecciare in un modo molto più plasticizzato, diciamo. Sì, Guardate esatto. che bello. Questo è il modo, comunque lo vedremo meglio sul piano dopo. E poi volevo farvi vedere altri gadget che sono meno conosciuti, però le calzine. Queste sono calzine sublimabili e anche qua potete fare delle cose carinissime, fare magari la zampina dell'animale, adesso si usano un sacco queste cose. E poi ad esempio braccialetti come questi, che possono essere sublimati da una parte e poi dall'altra sono bianchi. Insomma, se vogliamo, troviamo veramente di tutto e di più da sublimare sui tessuti perché abbiamo veramente con la Sograss un'infinità di possibilità. Sì, infatti, Eleonora ha detto bene, potete sublimare su magliette, diciamo, di poliestere direttamente o magliette di cotone con Easy Subli, ma ci sono anche tanti altri tessuti particolari che se sono in poliestere si possono sublimare. Come per esempio il panno Lenci, potete sublimarlo, appunto le paillettes sono in poliestere, si possono sublimare e così ci sono anche tanti altri tipi di tessuto sintetici che reggono molto bene la sublimazione. Molti di questi gadget, come per esempio l'appendino per la macchina, li trovate sempre su Nechi Shop. E io prima di passare la palla a Stefania, che ci parla appunto di quanti gadget abbiamo su Nechi Shop e quante cose potete fare,
volevo ricordarvi un po' le promozioni di questa sera, è giunto il momento di anticiparvele, ve le ha già scritte l'operatore di Nike Shop in chat, ma ve le ricordiamo, e che sono che con la scritta Nike Live, che vi ricordo come tutti quanti le nostre dirette, avete questa sera un 5% extra, quindi da mettere in più sul vostro ordine, anche abbinabile al codice delle vostre ambassador preferite. Ricordo che chi segue Leonora, Stefania, Linda può usare i loro codici. Chi ci ha appena raggiunto, non conosce, non è nei gruppi dedicati delle ambassador, eccetera, può usare Nike Shop 5, che è un codice generico che vi dà sempre il 5% di sconto come codici ambassador. E il Nike Live si abbina a questi codici dandovi un 5% in più, quindi avrete 5 più 5. In più, se raggiungete 150 euro di spesa, avrete un 10% in più al vostro codice ambassador preferito. Quindi è veramente un grandissimo risparmio. E se andate a cercare sul sito i prodotti che sono già in offerta per conto loro, vi faccio un esempio, ci sono dei blanks, quindi proprio i blanks, parliamo stasera di blanks, come blanks intendiamo tutti quegli oggetti bianchi sublimabili, che sono al 30%, quindi immaginate se ne prendete più di 150 euro, quindi fate una bella scorta per fare gadget per tutti, preparatevi già per il Natale perché così arrivate presto, quindi avete il 30% più il 10% più il 5%, uno sconto enorme, fate bene i vostri conti. Se non sapete farli, mettete la roba nel carrello, andate in fondo, scrivete il codice del vostro ambassador, poi scrivete il Nike Live e vedete quanto vi viene scontato nel carrello. È veramente un'offerta incredibile. Quindi se avete domande chiedetele in chat che vi rispondono le nostre operatrici. Devo dire che ragazze sono già con noi più di 80 persone che ci stanno seguendo in questo momento, quindi insomma so che ci seguono sempre con tantissimo affetto e soprattutto perché ognuna di voi ha veramente dei, come possiamo dire, mi piace chiamarli follower, sono quasi amici ormai, no? Quindi degli amici che vi seguono e che vi vogliono bene e vengono con voi dovunque voi andiate. Ok, quindi noi cerchiamo sempre di darvi il massimo sia come ispirazione ma anche come supporto, sia prima dell'acquisto dando dei consigli per gli acquisti, sia dopo se avete delle difficoltà vi aiutiamo sempre o noi o nei nostri gruppi, eccetera. Quindi detto questo io adesso passo la palla a Stefania che ci parla invece di tutto il mondo gadget piatto, diciamo piatto. Esatto Emanuela, io vi farò vedere appunto dei sottobicchieri, quindi gadget, come diceva Emanuela, piatti, però in realtà si possono sublimare davvero tantissimi tipi di gadget, quindi per esempio portachiavi, puzzle, quadretti, magneti, le targhe da appendere, non lo so, anche biglietti da visita in alluminio, cioè non c'è limite. E una cosa però importante che vorrei sottolineare e che dipende anche molto dal gadget, quindi scegliete sempre gadget di qualità perché il risultato cambia. Per esempio, io adesso vi faccio vedere l'esempio di alcuni che ho sublimato io. Allora, alcuni vengono da questo kit che è proprio lo starter kit, non so se riuscite a vederlo. È proprio lo starter kit per la sublimazione, dove ci sono dei supporti che sono di qualità super eccezionale, no eccezionale, perché sono davvero fantastici. Vi faccio vedere qualche esempio. Allora, sicuramente con la telecamera non rende, ve lo dico subito, dal vivo sono più belli, però allora, guardate i dettagli incredibili, spero che si veda perché ci sono le luci ovviamente davanti. C'è un po' la ring light, però forse se lo inclini un po'. Così? Così si vede, comunque sì, sono veramente brillantissimi. Sono brillantissime, ma soprattutto è incredibile la definizione che si ottiene. Primo, perché ovviamente con la stampante isografica si ottiene una definizione, una qualità altissima. In più, abbinato insomma a dei supporti
come dicevo prima, eccellenti. Ecco, guardate anche quest'altro quadretto. Non so se lo vedete bene. Comunque, ripeto, la qualità è super. E ci sono, come vi dicevo, tantissimissimi gadget. Questo è un altro che fa parte del kit. Eccolo qua. Anche questo, vedete, che è lucidissimo. E ripeto... Quello è un segna posto per le piante. Come... Bravissima, per le piantine. Esatto, io l'ho fatto per la festa del papà. Molto bello. È bellissimo. E poi ci sono, per esempio, i portachiavi. Anche questi non so se riuscite a vedere la definizione, vi ho fatto vedere anche il tutorial di questo, la definizione è incredibile e il bello che con AutoPress di questi qua o comunque in genere dei portachiavi, poi dipende un pochino dalla dimensione, ma comunque potete farne anche 20-30 insieme, perché con AutoPress, cioè il bello dell'AutoPress è proprio questa, è che si possono realizzare personalizzazioni in serie e anche metterne tanti nello stesso momento, e quindi risparmiate tanto tempo. Ve lo ricordo praticamente sempre che la cosa che costa di più, se volete vendere, è il vostro tempo, non è il supporto, l'inchiostro, la carta, ma è il tempo. Quindi se riuscite a dimezzare, ma anche di più con questa pressa, il tempo, guadagnate molto di più. Sì, perché Stefi, ricordiamo che l'autopressa ha una superficie di pressione, di riscaldamento più grande di tutte le altre presse Cricut. Esatto, esatto. E quindi si possono fare veramente tante... Allora, per esempio, i sottobicchieri che vi farò vedere, ne potrete fare circa 8, tutti insieme, ovviamente. E il bello che con questa pressa potete... eseguire la sublimazione anche su supporti fino a 5 cm di spessore, ed è una caratteristica che è abbastanza rara da trovare nelle presse, e se la trovate le presse costano molto di più, perché è vero che vi sembra che questo tipo di pressa costa un pochino di più, a parte che ovviamente è pensata proprio per... diciamo professionisti, nel senso per chi lavora in questo settore. Però se la paragonate come caratteristiche a presse, ripeto, che hanno di altre marche, che hanno caratteristiche simili, non costa tanto. Esatto. Assolutamente. È proprio così. Ma come può fare 5 centimetri, può fare anche cose super fini, super piatte come le scatole, vero? Infatti, me ne faccio vedere alcune e mi spiace che anche queste dal video non renderanno, ma sono super, super, super mega fantastiche. Allora, questa è una. In questo periodo qua che ci sono tante... cresime, comunioni, queste scatoline le potete utilizzare anche come portaconfetti. Non so se riuscite a vederle, quelle, perché sono lucidissime, sono fantastiche queste. Provo così, magari... Carine, questa è per la scuola, per la maestra. Esatto, questa è per la maestra. Parla di più alla telecamera, per favore, Stefi. Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui. Ma che carina! Poi anche queste qua, per esempio, si possono fare per i battesimi. Anche bello, questa. Praticamente queste scatole sono scatole di cartone sublimatico e sono lucide, quindi dall'effetto lucido. Esatto. Una volta sublimate, sono chiaramente le sublimate aperte, le stampate. Certo. E potete così ottenere appunto questo effetto lucido, come se le aveste fatte fare, non so, in serigrafia, in tipografia, sì, esatto. Da professionisti. E tra l'altro abbiamo messo anche, grazie a Stefania che ce l'ha preparato, la guida della scatolina, il file della scatolina da scaricare sulla pagina del prodotto. Quindi se andate dentro Craft Blanks, perché si trova sotto i blanks, trovate appunto la scatolina e avete da scaricare anche la guida per metterci dentro la vostra immagine, avere i riferimenti di quanto grande deve essere l'immagine. Me le fai vedere tutte e quattro insieme? Così le scatoline? Sì, certo. Mi piacciono moltissimo. Bella, eh?
Allora, aspetta un attimo, che non ho le mani abbastanza grandi. Io perché non sono piccolissime, sono grandine, proprio carine. Sono grandi, sì, assolutamente. Infatti potete metterci dentro anche, non lo so, dei gioiellini, così di questo genere, catenine, insomma, potete usarle per veramente tante cose. E ripeto, come dice Manuela, sembrano proprio uscite da una tipografia perché sono fantastiche. E quindi ve le consiglio. Tra l'altro, con questa pressa il risultato è eccezionale, anche perché chiaramente la pressione ovviamente è automatica, nel senso che non è che dovete stare voi a premere, e quindi il risultato che ottenete è fantastico, non ho altre parole per dirlo. Diciamo proprio un risultato super super professionale, perché si tratta proprio di questo, di una pressa che è un pochino più professionale. Diciamo, va benissimo per un artigiano, per uno che vuole fare le cose in serie, come diceva prima anche Stefania, ne potete mettere talmente tanti di oggetti sotto la pressa e poi chiudere, che fate delle lavorazioni in serie anche molto velocemente. Quindi questa è proprio la forza dell'autopressa. Dopo Stefania ci fa vedere come creare un oggettino in serie e come mandare anche al print manager di Sograss diversi progetti per farli contemporaneamente stampare sullo stesso foglio, perché possiamo anche fare diverse grafiche e poi andare a personalizzare diversi gadget tutti insieme. Li prepariamo, chiaramente devono avere lo stesso spessore, li mettiamo sulla pressa e poi chiudiamo. Allora, io vi parlerò invece dei cappellini, quindi facciamo un attimo una panoramica teorica anche per quanto riguarda il discorso dei cappelli. Anche i cappelli si possono lavorare in diverso modo. Allora, il modo più classico che avete conosciuto fino adesso è quello con il termovinile. Quindi posso fare un cappellino in termovinile, questo è un glitterato che ho messo sopra, ho pressato con la mia fantastica pressa per cappelli che mi permette di abbracciare molto bene la superficie curva della mia visiera, della mia, insomma, della parte qui davanti della testa sopra la visiera, e quindi ottengo sempre un riscaldamento uniforme che mi permette di avere sempre questo risultato fantastico. Dopo il discorso dell'Aeronon, che tutti conosciamo, possiamo chiaramente sublimare, perché questi cappellini, sia questo che è, diciamo, da camionista, che questo che è da baseball, quindi hanno queste due caratteristiche, anche questo, pur essendo grigio, è di diciamo un'alta percentuale di poliestere, per cui si può sublimare con infusible ink, ma anche appunto con una stampa. Io ne ho fatto uno per stasera per darvi un'idea che potete fare tranquillamente, soprattutto se avete un'attività, se avete una pagina Instagram, se vi dovete fare pubblicità. Guardate che cosa ho creato come idea fantastica. Eccolo qui il mio cappellino, follow me, e qui c'è il codice QR per accedere direttamente. Se lo lascio qua e lo inquadrate, andate sulla mia pagina Facebook, per esempio, che è la pagina dove pubblico tutti i miei tutorial, eccetera. Quindi questo è sicuramente una bella idea anche per l'estate, ma anche tipo per un ragazzo che ha una pagina Instagram che deve crescere, se lo mette in spiaggia, e le vedo già tutte le ragazze che arrivano: scusa, posso scannerizzare il tuo QR? Oggi si dice, posso scannerizzare il tuo QR? Sembra, vabbè, non diciamo. Però ecco, mi sembra che questa idea possa essere molto carina anche per attaccare bottone, per conoscere nuovi clienti, eccetera. Questo è stato stampato con Sograss, quindi cosa ho fatto? Ho stampato con la stampante il mio codice QR, la mia scritta naturalmente a rovescio, e poi le sono andate ad attaccare col mio nastro termoresistente e ho pressato col cappellino. Quindi non vi faccio vedere questo stasera perché vi faccio vedere un'altra tecnica. Stasera vi voglio parlare anche, quindi abbiamo detto stampa sublimatica, Iron-on e Infusible Ink. Stasera vi voglio parlare di un abbinamento tra sublimazione e Iron-on. Questo abbinamento si può fare in due modi, si può fare forse anche in altri modi, però io ve ne faccio vedere due stasera. Uno è mettere uno sfondo con Infusible Ink
e una scritta di qualsiasi tipo con il termovinile. Scusate questo per chi capisce male, ma questa è una parola che sta diventando un vesseggiativo ormai, che tutti la usano per dire ciao amica, ecco, diciamo così. Io lo trovo veramente molto carino avere una base di un certo colore fatta con il Fusible Ink, che ha queste sfumature molto belle che danno un movimento, e poi con il termovinile nero andare a creare una scritta da metterci sopra. Si scalda naturalmente in due fasi, quindi prima sublimo e poi dopo metto sopra quello che richiede meno tempo e che quindi è l'Aeronon. Anche questa soluzione ve la consiglio, potete fare, per esempio, che vanno anche molto di moda anche nelle magliette, tipo le macchie di colore con sopra le foglie, quindi cose che abbiano una macchia di colore sotto e un elemento, diciamo, disegnato ben definito con l'Aeronon. Anche questa è una super super tecnica. Ma stasera quello che vediamo nel mio tutorial sarà un abbinamento termovinile glitterato in abbinamento con Infusible Ink, dove andiamo a creare questo effetto, e dopo vi faccio vedere come si fa, cioè creiamo un'unica parola dove ho una parte in Infusible e una parte in termovinile glitterato. Vi faccio poi vedere come fare a ottenere esattamente il combaciamento delle due parti. Lo vedremo nella parte tecnica, perché è finita la parte teorica. Guardate che l'ho fatto anche qui usando appunto questa suddivisione tra Infusible Ink e invece il glitter. Quindi dopo la parte teorica abbiamo detto che verrà la parte più pratica, quindi adesso rifacciamo un giro, ripartiremo con Linda che ci fa vedere le tasse, ma Linda vi parlerà anche dei nuovi personaggi rilasciati in licenza anche per l'Europa, finalmente sono arrivati anche da noi, di Warner Bros, e vi fa vedere dove li potete trovare, come li potete usare, e soprattutto vi ricordiamo che questi personaggi in licenza sono a pagamento, quindi ve lo diciamo prima, e quindi chi li vuole utilizzare, però sono talmente carini, hanno la licenza e quindi sono rilasciati in alta risoluzione, fatti bene, eccetera, eccetera, non li dovete scaricare, anche perché sapete che è illegale scaricare cose che hanno diritti sopra. Quindi io adesso voglio vedere un attimo, non riesco più purtroppo a leggere i commenti, non so se voi ci siete riuscite ragazze in questi minuti che stavo parlando, perché io non me li fa più vedere, vedo solo il commento di Nicky Shop e quindi non so se ci sono domande. Se per caso vedete delle domande magari rispondiamo nel momento che abbiamo i video. Mi è piaciuto molto il tuo cappellino, è personalizzato. Bene, c'è chi è innamorato di tutto, ha detto, e noi abbiamo tutto, quindi direi che bene, allora Linda, lascio a te la parola per farci una dimostrazione pratica di come si realizza questa bellissima tazza col personaggio, e ci fai vedere anche i monogrammi che sono certo, la novità. Vuoi che non ti faccia vedere il monogramma? Appena arrivato, subito l'ho guardato, immediatamente, perché amo le novità. Adesso faccio vedere subito, condivido il mio schermo della... Ok. Bene, siamo su Design Space. Come vedete io ho già una base fatta, che è quella che sarà la mia tazza. Ma adesso vi faccio vedere come si fa praticamente a farla, come potete farla voi. C'è un progetto per prendere questa base che si chiama Mug Design Setup, quindi potete andarlo a cercare tra i progetti già fatti gratuiti, lo potete importare e sarà proprio come lo vedete in questo momento, e cioè così, avete una base e qui potete andare a scegliere che tipo di bordo vi piace di più e la dimensione della tazza, perché c'è da 12 e da 15, quindi a quel punto dovete scegliere a seconda della vostra tazza, se è più o meno grande, io ho quelle più grandi per adesso di Cricut. Per andare a prendere la grafica e i monogrammi, andiamo a vedere subito, se andiamo dentro alle immagini, io faccio così per far prima, potete andare o Warner Bros o Set Immagini. Vado in Set Immagini perché mi vengono fuori tutte, vado nel marchio Warner Bros,
quindi mi fa vedere tutto quello della Warner Bros. E qui posso scegliere il personaggio che più mi piace. E in questo caso sceglierò i supereroi, che adoro i supereroi, per chi non lo sa. E quindi vado a scegliere quello che logicamente mi piace di più. In questo caso voglio fare la Wonderla lì. E quindi aggiungo alle tele questo disegno che trovo carinissimo. Così vi faccio vedere la stessa cosa come ho fatto praticamente a metterlo sulla tazza. Quindi io a questo punto ho aggiunto e ho fatto... Adesso facciamo la duplicazione, così vedete proprio duplicato. Quindi l'ho duplicato, l'ho copiato e incollato. Tolgo via tutto, così riuscite, adesso lo dividiamo i livelli perché sono stati uniti. Così vedete in preciso cosa ho fatto. Prendo il mio... Scusate, vi sposto. Prendo questo, lo metto sul fondo. Se riesco a prenderlo sul fondo. Allora, basta. Mettiamo sul fuoco, ce l'abbiamo fatto qua. Bene, qui gli do un piccolo offset a quello che sarà la mia immagine. Adesso bisogna andare a prendere il tutto, questo lo portiamo sotto. E là, qui ci sono tante immagini che avevo già messo, quindi andiamo a prendere. Ecco perché. Allora, arrivo subito. Allora, qua, togliamo questo così riusciamo a prendere quello che mi interessa. Facciamo un offset che è qua. E faccio un 0,2. I livelli sono importantissimi perché quei livelli potete nascondere, mettere, togliere, spostare. Se qualcosa non riuscite a prendere, utilizzate sempre i livelli che vi daranno una mano. Come vedete, ho fatto un offset. Questo offset che è esterno, gli possiamo dare il colore che più ci piace. In questo caso gli daremo un colore bianco. E abbiamo fatto già il nostro personaggio. Per il monogramma, e adesso arriva il bello, qua c'è questa nuova funzione che si chiama monogramma. Nel monogramma, come vedete, c'è la possibilità di scegliere classico o tematico. Classico sono proprio i classici monogrammi che trovate un po' quelli con delle cornici, con comunque delle tag intorno. Potete scegliere il carattere, elegante, scritto a mano, vintage. Poi ci sono i tematici che sono i più carini per me, perché ci sono delle cose veramente carine, come il botanico, guardate che carine che sono questi, sono veramente carinissimi, ce ne sono alcuni che sono spettacolari, guardate che bellino che è questo. Ci sono per i decorativi, ci sono per le occasioni, io sono andata sulle occasioni perché ho trovato la stella che volevo proprio che fosse... Guarda Linda, noi non vediamo la finestra che tu stai vedendo, noi non la vediamo, probabilmente hai fatto la condivisione solo di una finestra. Ai, allora vediamo sulla vediamo. Vediamo di condividere meglio allora, perché... Dovresti uscire dalla condivisione e rifare, condividi tutto praticamente. Interrompiamo la condivisione e facciamo un'altra condivisione. Condividiamo. Non riuscivo a capire. Mi dispiace, ma... Pensavo che voi, tanto che tutto in questo caso non me lo dà. Sì, basta che in basso scrivi condividi. Non selezionare niente, scrivi condividi. Ma mi dà il desktop a me, avanzate. No, non cioè nella condivisione schermo, tu chiedi la condivisione schermo e poi fai condividi. In blu. E mi dà sempre il desktop. Il desktop. È quello, giustamente quello, hai ragione anche tu. Adesso vedete tutto? Fammi vedere, ecco, adesso si vede. Finalmente vediamo i monogrammi, adesso ve li faccio vedere meglio adesso. Scusate l'intoppo. Sì, questa è la novità rilasciata, forse alcuni non ce l'hanno ancora, perché stanno piano piano rilasciando gli aggiornamenti su tutti i sistemi operativi e quindi piano piano arriverà a tutti. Vi apparirà questa iconcina monogrammi e da qui entrate dentro e come vi spiegava Linda avete diverse possibilità per farlo. Però non avendo tanto tempo non possiamo soffermarci molto, vi chiediamo di andare a vedere, a giocare. Giocateci. C'è tante cose. Vedete, potete scegliere diverse opzioni, diverse forme e potete scegliere così il vostro monogramma. Questa è una funzione a pagamento, cioè c'è per chi ha l'abbonamento. Infatti, io ho preso la stella. La cosa bella di questi monogrammi che voglio far vedere è che potete modificarli, non è che dovete tenerli per forza così, potete andarli a separare e come ho fatto in questo caso, come vedete, io ho separato i vari pezzi, li ho scollegati, potete cambiargli il carattere, fare quel che volete e per ogni pezzo potete dargli un colore differente.
quindi potete utilizzarli come volete, potete scombinarli, però la base è che l'avete già fatti in questo modo. Una cosa che voglio far vedere a tutti sono le guide che molti chiedono che cos'è, questa è una guida, io l'ho utilizzata come tale perché nel momento in cui andremo a fare la nostra stampa, queste guide non verranno prese in considerazione, quindi non verranno stampate né tagliate. Quindi se voi volete dei riferimenti come questi, che sono riferimenti per dove mettere le cose nella tazza, per avere un riferimento della grafica, se voi mettete in guide, che lo trovate qua, non avete problemi perché non verranno prese in considerazione dalla macchina, quindi non verranno né stampate né tagliate. In questo caso io tolgo via quello che non mi interessa, che è la base, perché andrò a fare di tutto questo un ciclo. Ma tu questa base, questa guida dove l'hai trovata? L'hai già qua, lo facevo vedere che c'è proprio guida. L'avevo no, proprio la dimensione per la tazza. L'avevo detto inizialmente, un progetto che si chiama MAG Design Setup, dove ha proprio la possibilità di scegliere le dimensioni. Dentro i progetti. Quindi andiamo nei progetti e dai progetti possiamo andare a selezionare proprio questo tipo, lo facciamo vedere tanto un attimo. Esatto. Vado dentro, scrivo MAG Design Setup. Si è scritto setup, è venuto fuori lo stesso, sì, ce ne sono una serie, comunque aspettiamo. Ok, ci sono quelli, per esempio qua con il disegno, poi se no c'è quell'altro. Dove c'è scritto lì in alto, il primo che esce, Your Design Here, è quello di base. Il primo in infatti, alto, che adesso però... che è gratuito, giusto? Sì, c'è questo e poi c'è anche quello con i fondini, che uno può utilizzare, ecco perché non mi veniva, perché l'ho scritto male. A fare in fretta, eccolo qua, provato. Qui infatti uno può mettere la dimensione della tazza e anche il bordino che vuole mettere, come questo, praticamente il bordino che ho utilizzato io, quello strappato, quindi uno se vuole può fare questa cosa. E quindi torniamo sulla tela e dopo proprio avrà le dimensioni, avrà tutto, deve soltanto fare mettere le grafiche che uno vuole e ha già fatto, diciamo, il di più di tutto. È molto semplice. Adesso vediamo più che altro che la cosa che interessa a molti è vedere come andare a stampare sulla Sograss, che anche quello è molto richiesto come tipo di domanda. Adesso, in questo caso, queste guide le potete nascondere o comunque non verranno... Linda, ti devo chiedere di accelerare perché è tardissimo. Sì. Perfetto. Andiamo in stampa. Andiamo in stampa. Adesso questo io lo tolgo e poi vado, prendo il tutto e faccio unisci i livelli. È già unito i livelli, perfetto, lo faccio, crealo, andiamo, come vedete vi fa vedere questo riquadro, ma noi tanto lo taglieremo a mano, quindi non ci interessa, non dobbiamo utilizzare la Cricut, facciamo continua, andiamo, inviamo alla stampante, andiamo a scegliere proprio la Sograss in questo caso, tolgo via la smarginatura e metto, utilizzo finestra di dialogo di sistema, in questo caso in Mac c'è, va a finire soltanto dietro, eccola qua, vedete che c'è. Qua c'è una scritta PDF e qua che va scelto Sograss Print Manager. In questo modo si aprirà in automatico la finestra del Print Manager e qui potete andare a scegliere tutte le impostazioni, come il materiale e come anche il layout. Potete andare a vedere il colore, quindi vivid, tutto quello che vi serve, quindi specchiato, per fare la tazza. In questo caso io adesso la mando in stampa, così vi faccio vedere che la stampa. La mandiamo in stampa. Togli la condivisione schermo. Adesso partirà la stampa. Sta andando. Sì. È importante che voi stampiate sempre da Print Manager, non stampando mandando la stampa alla stampante, ma come vi ho fatto vedere Linda, trovate la finestrella dove aprendola trovate il Print Manager. Se non vedete la finestra di dialogo è perché è nascosta dietro. Quindi dovete sempre mandare in stampa da Print Manager. Come vedete adesso sta stampando la stampante. E
Come sapete, i colori che vedete a occhio subito sembrano più sbiaditi, ma si accendono nel momento che vengono così sublimati. Quindi una volta stampato, tagliamo tutto intorno, veloce, veloce, Linda, che devo assolutamente andare avanti. Eccolo, ho tagliato. Come si fa adesso a mettere sulla tazza? Allora, vi faccio vedere, ve lo faccio vedere subito qua. Immediatamente qui, bene, così lo vedete perfetto, lo vedete anche da vicino. Le tazze sono queste qua, quelle più grandi, come dicevo. Non vediamo niente. No, ma adesso sto solo scartandola, non succede nulla per adesso, nulla di interessante. L'ho scartata, ecco la tazza. Io solitamente, siccome a volte la spazzolina dà dei problemi che si attacca al supporto, uso queste salviettine qua, tipo da occhiali. E comunque le tasse Cricut, quando le prendete fuori, sono perfette. E comunque vi invitiamo ad andare a vedere la diretta che abbiamo fatto sulla MagPress, dove vi abbiamo detto queste cose ampiamente. Adesso vogliamo solo vedere che Linda metterà la grafica attaccata alla tassa, la ferma con del nastro adesivo e poi la infilerà nella MagPress. Fai una finta, perché dobbiamo assolutamente andare avanti. Va bene, io adesso ve la faccio vedere così, io la fermo. Aspetto, in questo modo la metto tutto intorno e la fermerò, e ve la faccio vedere, perché io di questo momento la fermerò, ve la faccio vedere qua, qui, qui, qui in mezzo e qui, qui, qui e basta. Non serve mettere tantissimo scotch ovunque, perché le pieghette possono dare problemi dopo alla stampa e quindi farvi dei segni. Quindi la mettiamo dentro la MagPress. Si mette dentro la MagPress, si chiude la MagPress. Vuol dire che l'hai qui nella MagPress. Dammi almeno chi non la posso intilare. No, Linda, non c'è più tempo. Ma sì, ma dopo si scusa, eh. Sono già le 6 ormai praticamente, e quindi dobbiamo assolutamente andare in cottura della tazza. Guarda, te la cuocio immediatamente, guarda. Ti faccio una cottura esagerata. Solo per farci vedere come si infila. Dopo passiamo la parola direttamente a Leonora, scusa il pressing. Va bene, sono qui, va bene? Oh, mi vedete? Ah. Sì. Guarda, io la infilo dentro, tac, la tengo leggermente più a sinistra perché si sposterà e voilà. Solitamente metto anche la protezione, però vabbè, per questa volta la lasciamo così. Solitamente metto anche questo perché abbiamo fretta. Va bene, grazie Linda, grazie. Dopo ve la faccio vedere, tanto lo sono riuscita a fermare. C'è il pressing, ma adesso devo assolutamente passare la parola a Eleonora. Intanto volevo dire un attimo che ci hanno fatto delle domande, e quindi andiamo a vedere, stanno rispondendo anche da Nike Shop, ci hanno chiesto dove si trovano i cappellini sul nostro sito, dove si trovano le scatole sul nostro sito, e poi ci chiedeva Federica, se sbaglio una sublimazione su tazza, mettiamo caso un nome, se sublimo su quel nome, magari con un colore idoneo, nome rosso, ci vado sopra con la sagoma rossa, prende la sublimazione? Allora, non si può sublimare sulla sublimazione, quindi dovete fare tutto in una volta e decidere già la vostra grafica. Antonietta dice, forza Linda che ti faccio pressione. Benissimo, brava, e complimenti per Linda, e così anche altre domande che mi dispiace non riusciamo a leggere in diretta perché abbiamo tante cose da farvi vedere. Adesso Eleonora ci parlerà delle magliette, ci farà vedere come fare una maglietta che va di grande tendenza, questa cosa che vi farà vedere Eleonora, quindi la parola a te Eleonora. Eccomi, allora anch'io condivido il mio schermo. Mi vedete? Vediamo. No, lo schermo ancora non si vede. Ecco, adesso sta arrivando. Ok, dovreste vedere bene la mia cartella e io vi faccio vedere come stampare un file che voi avete potuto magari realizzare in un altro modo, perché sappiamo che si può stampare all'interno di Cricut, del Design Space, si può stampare all'interno di Creative Studio, però se noi abbiamo un altro file magari creato su Photoshop, come nel mio caso, vi faccio vedere appunto come mandare la stampa da qui. È molto molto facile, ci sono due modi e ve li faccio vedere velocemente. Il primo, cliccando con il tasto destro, andiamo su stampa e come stampante
selezioniamo Print Manager. Mi raccomando, non la stampante in sé, ma il Print Manager, perché è lui che sa tutte le impostazioni corrette. Una volta inviato, andiamo su Stampa e in pochi secondi dovrebbe comparire. Eccolo qua, lo vedete, sì? Sì. Ok, dovrebbe comparire, come in questo caso, in pochi secondi il Print Manager. Quindi molto molto facile, in questo caso le impostazioni, come vedete io stamperò una fotografia all'interno di una bella scritta, una cosa molto di tendenza, molto carina e personalizzata, con le impostazioni Easy Subli, perché andrò a stampare proprio su questo materiale qua. Se avessi stampato su un altro supporto l'avrei scelto nel menu a tendina. Come impostazione non metto specchio, è molto importante perché Easy Subli non va specchiato perché si applica al dritto, e come colore scelgo la modalità fotografia chiaramente, e poi da qui si va a inviare la stampa. Adesso vi faccio vedere velocemente come inserire il foglio all'interno della stampante, quindi vi metto qui e mi sposto un attimo. Eccomi qua, come vedete questo è un foglio di Easy Subli e da una parte è completamente opaco, lo sentite proprio al tatto, mentre dall'altra parte è lucido. Questo qui è il liner, quindi non va assolutamente stampato da questa parte, quindi lo infiliamo in questo modo, con la parte lucida verso l'alto. In questo modo verrà stampato dalla parte corretta sulla nostra stampante. Questo è il mio risultato che adesso vi mostro. Questo, Eleonora, come lo hai tagliato? L'ho tagliato con la mia maker. Eccomi qua. L'ho tagliato con la maker e ho utilizzato la funzione print and cut, che come potete vedere è venuta perfetta, proprio al millimetro veramente. Ok, questa è la mia maglietta, come vedete è una maglietta in cotone, vi faccio vedere proprio l'etichetta, eccola qua, ed è, se riuscite a leggerlo, eccolo qui, 100% cotone. Spero si legga, comunque al massimo vi fidate di quello che vi dico. Vediamo, Eleonora. Ok. Quindi con un righello mi baso su questo per posizionare il mio disegno, perché come sapete esistono i fogli trasferibili resistenti al calore per anche questo tipo di lavori, ma in questo caso vi mostro come è veramente molto facile anche sistemarli a mano. Quindi le andremo a togliere proprio manualmente e li metteremo qui. Prima di fare questo, do una passata di pressa alla mia maglia per renderla bella piatta e utilizzo, come vedete, la Easy Press 3. E adesso vi faccio anche vedere l'app abbinata perché è fantastica. Allora, eccola qui. Telefono. L'app ha questa icona qui, blu, e si chiama proprio Cricut Kit. E come vedete, all'inizio dell'app, insomma, quando vi collegate con l'app, si collega alla vostra Easy Press 3 attraverso il Bluetooth. Quindi si collega in automatico, se non lo fa comunque fate la procedura e al prossimo utilizzo, all'utilizzo successivo, si collega in automatico. Quando io vado a iniziare un nuovo progetto, mi chiede di selezionare il materiale. Questo è molto molto comodo perché evitate di andare sul sito, sulla Cricut It Guide, perché avete già tutto qua nella app. Ovviamente utilizzando Easy Subli e non essendo uno dei materiali originali Cricut, non lo trovate nella lista, però le impostazioni sono quelle di un iron-on, semplicemente con un tempo di posa un pochino più basso, visto che questa app ci permette di
andare passo passo a guidare la macchina. Devi di più alla telecamera un attimo l'applicazione perché è molto piccola. Non so se la mette a fuoco. Okay. Anche se non la mette molto a fuoco, però si vede che c'è proprio l'immagine della nostra pressa e si sceglie il materiale che dobbiamo andare a sublimare o a trasferire col calore. Esatto, eccolo qua. E quindi da questa app possiamo scegliere poi tutte le impostazioni, lui ci guida passo a passo. Però come vi dicevo, potete anche impostarla manualmente, quindi non siete obbligati a utilizzare l'app. Se avete già un pochino di dimestichezza con la sublimazione, potete chiaramente anche andare a farlo manualmente, come avete sempre fatto, ricordando le impostazioni che avete sempre messo, insomma. Ok, allora. Vado a piazzare le mie letterine, utilizzo il mio righello, potete usare, come vedete, tranquillamente un righellino e le piazzo una vicino all'altra. È un materiale molto simile al vinile, quindi non si sforma particolarmente quando lo andate a togliere dal suo liner. È vero che va fatto asciugare bene questo, vero? Sì, infatti io non ho fatto la stampa insieme a voi proprio perché ho lasciato qualche ora la mia stampa a riposare, perché anche appena fatta evitate proprio di toccare la stampa perché sarà fresca e quindi è molto meglio lasciarla riposare e sedimentare, diciamo così, almeno un'oretta io consiglio. Allora, so che molti vorrebbero sapere come si fa questo effetto di infilare le foto dentro alle scritte, perché ho già visto delle domande del genere, non su questa chat, ma oggi nel gruppo, quindi sono sicura che Eleonora farà un tutorial dove vi spiegherà certo. Sicuramente questa tecnica, come potete farla con i programmi di grafica e chissà, magari utilizzando anche il riempimento di Design Space, chissà, forse sì. Si potrebbe utilizzare. Sì, se volete posso farlo mostrando le diverse tecniche con Design Space e anche con i programmi di grafica, quindi ci vediamo tutto, non vi preoccupate. Metto una pellicola di protezione, sempre con la pressa, perché sapete che con il calore voglio preservare insomma la mia pressa e l'inchiostro è proprio a contatto e vado a pressare, ci vogliono solamente 15 secondi a 155 gradi. Allora, la pressa che sta utilizzando Eleonora è quella del formato maxi e vi consigliamo questo tipo di pressa se dovete fare sublimazione, perché come sapete la sublimazione non si può fare spostando la pressa a destra e a sinistra come si può fare invece l'iron on, quindi conviene che la pressa copra tutta quanta la superficie. Ecco perché consigliamo quella grande, che con quella siete sicuri di poterlo fare. Esatto, eccomi con il risultato. Guardate che meraviglia! Molto bella! Super bella, veloce, avete visto che ci ho messo proprio 2 minuti contati e l'effetto è splendido. Le nostre foto sono tutte qua personalizzate dei nostri viaggi e la indosserò veramente con piacere perché mi piace tantissimo. Spero che sia piaciuto anche a voi ragazzi. Fatemi sapere. Tantissimo Eleonora, tantissimo, grazie mille, grazie. E infatti avete visto ci sono tantissime tecniche che si possono utilizzare e noi soprattutto siamo sempre sul pezzo, cioè cercando di portarvi anche quello che è di tendenza, di moda, che va in questo momento e che trovate anche su Instagram e da altre parti dove appunto ci sono un po' i dettami delle mode che vanno. Quindi noi siamo sempre attenti per voi, noi studiamo la notte, il giorno, siamo sempre lì a cercare ispirazioni da darvi e le nostre idee creative vengono anche di notte mentre dormiamo per darvi tante ispirazioni. Come vedete c'è proprio l'imbarazzo della scelta, perché tra
quello che vi ha appena fatto vedere Linda di come personalizzare le tasse in mille modi, o Eleonora, che tra l'altro i business delle tasse e delle magliette sono veramente tra i più fatti al mondo. Quindi grazie a Sograss avete anche la possibilità, a parte con questi prodotti tra Clicat e Sograss che si integrano perfettamente, di avere un ritorno anche di investimento molto veloce, perché se vi mettete a vendere queste magliette e questi gadget, sicuramente vedrete che in pochissimo tempo vi ripagate sia la stampante che le presse. Quindi noi veramente vi invitiamo a provarli e soprattutto a sfruttarli, perché una volta che li avete comprati fate delle cose, perché veramente vi divertirete tantissimo. È arrivato il momento di Stefania, che ci fa vedere tutta la parte gadget piatti, diciamo, e che sono veramente tantissimi, ma stasera vediamo in particolare dei sottobicchieri. Allora, quali sono le tecniche diverse che abbiamo visto? Abbiamo visto che anche di stampa con Sograss, abbiamo visto Linda che manda in stampa attraverso Design Space, abbiamo visto Eleonora che vi ha fatto vedere come si stampa una grafica già pronta che avete magari fatto su un programma di grafica come Photoshop. E adesso vediamo Stefania che invece crea il suo progetto grazie al Creative Studio. Il Creative Studio è un software rilasciato con la vostra stampante Sograss, quindi quando acquistate una stampante per sublimazione, oltre alla qualità, guardate quanta è la qualità di stampa, quindi in pixel, in DPI, quanto riesce la stampante a essere così in alta risoluzione, e guardate anche se ha un software di aiuto di gestione come il print manager, che gestisce tutti i profili colori in base ai supporti, perché è molto importante dire che grazie al print manager, se io faccio una maglietta piuttosto che un portachiavi, piuttosto è il mio modo di mettere l'inchiostro sul foglio deve essere diverso per dare una resa che esalta i colori in modo diverso. Il print manager fa proprio questo, ha più di 200 profili colori al suo interno, per cui vi gestisce da solo questa parte. In più il Creative Studio è un altro software con delle grafiche, tante gratuite, alcune a pagamento, che vi permette di realizzare quello che volete, ma potete importare anche le vostre grafiche. Quindi adesso Stefania vi fa vedere come si usa. Grazie Emanuela. Allora, cercherò di essere il più sintetico possibile. Condivido un attimo lo schermo con voi. Eccolo qua. Allora, faccio condividi. Eccomi, vedete tutti? Sì. Ok. Allora, io sono nella home page di Creative Studio. Come potete notare, qua abbiamo tantissimi modelli che possiamo utilizzare per le nostre creazioni, quindi magliette, tazze, portachiavi, varie cose appunto per la cucina, per gli animali, c'è di tutto. In questo caso, siccome io voglio personalizzare un sottobicchiere, vado a mettere Coaster. Eccolo qua. Io vado a selezionare questo, non so se riuscite a vederlo, quindi in pratica il secondo, lo seleziono ed ecco che mi si apre proprio il modello. Quindi a questo punto creare una grafica è semplicissimo, cioè io vado qua adesso su gallerie e vado a selezionare un'immagine, quindi vado su My Image, carica immagine, upload, e a questo punto carico l'immagine che mi occorre, cioè questo. Faccio save, un attimo solo, eccolo qua. Allora, è stata aggiunta l'immagine alla galleria immagine, quindi devo semplicemente, non devo trascinarla, ma devo semplicemente fare clic così, quindi sulla mia immagine, ed ecco che il software mi riempirà, per così dire, il modello, quindi lo adatterà alla misura. Io vado a utilizzare però un sottobicchiere che è leggermente più piccolo, non so se qua riuscite a vedere, vedete che c'è 108 mm, quindi 10,8 cm, però i miei sono un pochino più piccoli, sono da 9, non importa, vi farò vedere in un secondo passaggio come procedere. Nel frattempo vado qua, quindi prendendo quest'angolo che si trova in basso a destra, riduco leggermente le dimensioni perché io voglio ottenere questo effetto.
Una volta che ho ottenuto, appunto, come vi dicevo, la grafica così come la voglio io, vado a salvare prima di tutto. E un attimo solo che devo spostare tutto qua, ecco. Allora, scrivo per esempio sotto bicchiere Stefania e vado a selezionare, avevo già creato una raccolta, una cartella, diciamo, che si chiama sotto bicchiere, e vado di nuovo a salvare. Il progetto è stato salvato. A questo punto cosa devo fare? Devo andare a far clic qua su questo pulsante, quindi pulsante stampa, e allora la vedete la finestra che si è aperta? Sì. No? La vedete? No. La vedete? Ah, ok. Quale dici? Quella lì? Quella, la finestra di configurazione di stampa. Sì. Ah, la vedete, ok. Allora, adesso vado qua a selezionare la mia stampante, che è questa, e poi metto come dimensione foglio ISO A4, lascio mirror, è importante, se utilizziamo i fogli tradizionali Sawgrass devo mantenere l'opzione specchiato. Come prodotto vado a mettere in questo caso MDF board e lascio Trupix, la carta Trupix che è quella proprio di Sawgrass, lascio alta qualità, metto colori vividi, in questo caso non fotografici perché non si tratta di una foto ma è un'immagine diciamo normale, vado a far clic su stampa e mentre attendo che si apra il print manager, quindi faccio clic qua su ok, mentre attendo che si apra il print manager, io vado ad aprire altri tre sottobicchieri, quindi le grafiche di altri tre sottobicchieri. Vado qua, questa volta, sempre nel menu a sinistra, vado a fare clic su creazioni, apro la cartella sottobicchieri e poi vado a selezionare altri sottobicchieri, per esempio questo. Eccolo qua. E vado di nuovo a fare la stessa cosa. Non so se riuscite a vederla, si è aperta la finestra di Print Manager, probabilmente ancora non la vedete, ma ve la farò vedere un attimo, in un secondo momento. Quindi vado a fare clic su stampa e quindi faccio la stessa, eseguo la stessa procedura di prima, quindi lascio la stessa diciamo stampante, sempre a 4, vado a mettere semplicemente di nuovo il materiale corretto e poi colori vividi. Ecco qua, e mando di nuovo in stampa. Quindi in pratica ripeto la stessa operazione di prima. E così faccio, cioè allo stesso modo, con gli altri due sottobicchieri, perché vi farò vedere adesso come procedere, cioè come andare a inserire automaticamente su Print Manager tutti i sottobicchieri nello stesso foglio. Eccolo qua, eseguo di nuovo la stampa. Ci siamo quasi. Vado a far clic sempre su stampa. Adesso vado a mettere l'ultimo sottobicchiere, per fortuna ce ne sono solo quattro. Ed eccolo qua. Di nuovo mando in stampa. Eccoci, faccio stampa. Allora, ovviamente ci vuole un attimo affinché il Print Manager si aggiorni, soprattutto adesso che ovviamente sono collegata, impiega un attimo di più. Però, allora, siccome voi immagino che non vedete la finestra di Print Manager, vado un attimo a modificare le opzioni di condivisione. Allora, condividere desktop. Devo fare prima interrompi, giusto? Okay. Torno un attimo qua, eccoci qua, adesso vi metto Print Manager, eccolo qua un attimo perché non si è ancora aggiornato Print Manager. Allora, in questo modo voi potete creare contemporaneamente un set con quattro sottobicchieri personalizzati per ogni singolo membro della famiglia, oppure potete crearne, come diceva Stefania, ce ne stanno fino a 8 sotto la vostra autopressa e quindi potete creare magari 8 sottobicchieri tutti uguali perché dovete farne tanti e regalarne uno per uno in una comunione o in altre cose. Quindi vedete che ci sono diverse possibilità per fare questa cosa. Adesso non si riesce ad aggiornare velocemente, probabilmente perché sono collegata su Zoom, non ce l'ha fatta. Non so se attendere un attimo oppure riprovo a rifare la procedura, ne deve mettere quattro. Praticamente comunque quello che accade
è che piano piano si caricano in questa finestra tutte esatto. le grafiche che tu hai lanciato, giusto? E il programma le mette sul foglio A4 disponendole tante quante ce ne stanno. In questo caso ci stanno tutte. Abbiamo anche la possibilità di dare una spaziatura di bianco, diciamo, tra una grafica e l'altra, lì dove c'è layout. Esatto, qui. Esatto, qua possiamo andare a inserire il centro per andare a stampare tutto in alto, per esempio, togliamo dal centro l'immagine, la spunta invece che centrare dove eri prima, Stefania. Torna su layout, togli. Posso togliere certo la centratura, mandarlo in alto e poi eventualmente andare a modificare la spazzatura così come preferisco. Ovviamente considerate che ce ne sono quattro, adesso non si aggiorna, non ce la fa. Sì, perché siamo tanti collegati e quindi ci vuole un attimo di tempo. Comunque, esatto. Garantiamo, ci fidiamo. Che funziona, sì, sì, lo faccio sempre. Allora, qua sulla tab lavori, ne vedrete quattro sostanzialmente, oltre a qua all'anteprima, vedrete tutti e quattro i file. Come vi ho detto prima, però, li ho fatti di dimensione leggermente più grande. Quindi in questo caso cosa fate? Andate qui dove c'è scritto larghezza e altezza e andate a inserire, per esempio, 9 centimetri. Ed ecco qua che potete modificarli direttamente da questa posizione, ripeto, tutti e quattro, perché qua ne potrete selezionare uno per uno e andate a mettere la posizione, scusate, la dimensione di ognuno al momento, quindi la potete cambiare anche quando vi trovate su Print Manager. Fantastico, tu comunque hai già stampato, perché dobbiamo... Io ho già stampato, adesso vi... Allora, prima di tutto chiudo, interrompo la condivisione. Vi attivo un'altra telecamera, eccola qua. Allora, questa è la mia stampa. Come potete notare, anche in questo caso i colori sono un pochino più attenuati, ecco, sono più tenui, diciamo, ma è tutto normale, fa parte del... fa parte proprio della sublimazione, cioè i colori brillanti verranno solo dopo il trasferimento termico. Io qua invece vi cambio di nuovo telecamera. Allora, oggi sta succedendo di tutto, si è disattivata anche la telecamera, quindi ve lo farò vedere per forza da questo. Un attimo. Mi si è già bruciata la telecamera ieri, si vede che si è bruciata anche l'altra oggi, non lo so. Vabbè. Fantastico. Lo faccio vedere da qua. E come potete notare, io qua ho già 3 sottobicchieri che sono, in cui sono già andata a inserire il foglio, quindi la grafica. Mentre ho un altro qua, non so se riuscite a vederlo. Riuscite a vederlo? Qua ho un ultimo che devo andare a inserire e vado a fare una cosa di questo genere, quindi ho la grafica qui sul tavolo. Mi vede però piccolissimo, Steve, se vai nell'altra telecamera che ti mostra frontalmente ce lo fai vedere un po' così. E l'altra, sì, l'altra che non... Che il tuo viso lo fai... È morta? Ah, quest'altra dici? Sì, se riesci a farlo vedere così, ok. Allora, questa è la stampa, questo è il sottobicchiere. In pratica bisogna, non so se riuscite a vedere, in pratica dovete centrarlo in questo modo, cioè dovete guardare, non so come farvelo vedere, dovete guardare praticamente i bordi, quelli che sono dietro dove c'è il colore, e centrarla. Semplicemente la mettete nella posizione corretta in corrispondenza degli angoli. Perfetto, sì sì, si è visto. Andiamo adesso a mettere, allora, provo a farvelo vedere così, vedete? Vado a mettere adesso qua dello scotch, quello, io sto usando quello di Cricut, che è lo scotch, quello resistente alle alte temperature. Eccoci qua. Adesso avvio l'altra telecamera. Allora, eccomi qua, mi vedete? Sì. Ok, allora, adesso qua c'è l'autopress,
Qua c'è il controller, adesso si è spenta un attimo perché ovviamente mentre stavo realizzando la grafica, dopo un tot di minuti, esattamente dopo 13 minuti, la pressa si spegne. Quindi adesso sta ritornando a temperatura, non so se riuscite a vedere qua il controller. In pratica attraverso queste due manopoline posso andare a mettere l'impostazione dei tempi e temperature. Quindi io in questo caso vado a mettere 195 gradi per, vado a mettere 70 secondi, quindi 1 minuto e 10 secondi. Attendiamo solo un attimo che ritorni a temperatura e poi andiamo. Puoi posizionare sopra la pressa i vari... Certo, intanto posiziono i vari sottobicchieri. Ecco, allora vanno, non so se riuscite a vederli, vanno posizionati in questo modo. Allora, potete farlo anche, diciamo che in questo caso potete farlo anche così, non cambia niente. Mettici sotto qualcosa, va. Mettici sotto il paglio di carta, forse è meglio. Il foglio sotto, che non si trasferisca sul tappetino. Ah sì, questo, beh, sì, nel caso dovete mettere magari della carta forma. Conviene metterla sia sotto che sopra. Che sopra, esatto, sotto due le parti. Sotto che sopra, esatto. Allora vado a mettere appunto la carta forno e attendo un attimo che ritorni alla temperatura. Allora, una cosa importante è questa, è che Autopress impiega un pochino più di tempo per, diciamo, per arrivare alla temperatura corretta rispetto alle presse tradizionali. Però poi è molto più veloce quando esegue il trasferimento, quindi diciamo che il tempo lo recuperate un bel po' nelle fasi successive, quindi questo è importante. Voglio anche ricordarvi che con Autopress si può fare sublimazione anche su legno o materiali particolari, ovviamente adatto a sublimazione si intende sempre, proprio perché appunto ha questa caratteristica di poter sublimare anche su spessori piuttosto elevati. Quindi, allora, ci siamo quasi, siamo a 190 gradi. Arriviamo, arriviamo. Ce la possiamo fare. Adesso un minuto, arriva a 195 gradi e andiamo a vedere. Allora, un'altra caratteristica importante di Autopress è che si apre da sola nel momento in cui termina il trasferimento termico. Questo è importante perché anche se non siete proprio lì davanti alla pressa, non c'è rischio che fate danni, che facciate danni. Allora, è arrivata finalmente a temperatura, io spero che riusciate a vedere. Il bello è questo, cioè la pressa si chiude semplicemente così, non so se sentite che ha fatto questo rumorino, e questo rumore significa che comunque è andata ad attrarre la pressione al supporto. A questo punto nel nostro controller vediamo che c'è il conto alla rovescia, non so se riuscite a vedere il controller. Infatti nel momento in cui la chiudete così con un gesto semplicissimo della mano, quindi veramente facilissima da usare, lei va in pressione schiacciandosi sopra al tappetino di sotto, diciamo, e creando proprio questa forte pressione che aiuta ancora di più il trasferimento sublimatico. Esatto, esatto. Poi comunque la pressione è un aspetto molto importante sia della sublimazione sia anche del trasferimento con termovinili, perché se la pressione non è adeguata il risultato potrebbe non essere corretto. Quindi in questo caso siete tranquilli che appunto che la pressione esercitata dalla macchina sarà corretta. Attendiamoci, mancano solo 6 secondi, 5, 4, ci siamo quasi. Adesso... Ecco, come potete notare, si è aperta da sola. È fantastica perché nel frattempo che lei lavora, noi possiamo dedicarci a preparare gli altri supporti senza preoccuparci a doverla alzare noi quando ha finito il tempo e quindi finiamo di preparare gli altri via questi dentro gli altri. Esatto. Adesso, allora, non so se aspettare un attimo perché è leggermente ustionante.
Se hai le pinzette, puoi strappare la carta in mezzo, di solito si fa così, si sì. strappa la carta. Sperate che prendo un paio di forbici. Si consiglia di rimuovere a caldo appena fatto. Eccolo qua, ci vorrebbero i guanti adesso per toccare. Un attimo ve lo faccio vedere bene da vicino. Tu con lo scotch, cioè con la carta attaccata allo scotch. Sì, provo a toccarla così. Allora, lo scotch attaccato. Aspettate un attimo, secondo. Allora, vi cambio telecamera un attimo, Così ve le faccio vedere proprio da vicino vicino. L'effetto è sempre molto bello, le abbiamo viste anche prima nelle varie in diretta. In realtà il colore è molto più evidente. Vi faccio vedere anche gli altri. Eccolo qua. Chiaramente con le luci sembra più chiaro, ma dai due spettacolari. Che si sta bloccando un po' il video, quindi non riusciamo a vedere. La cosa migliore sarebbe che tu spegnessi la luce che hai dietro e dopo ce li fai vedere come sono. Perché adesso hai la connessione lenta. Magari torno da te dopo, quando si sono raffreddati, li vediamo bene tutti e okay. qua. Va bene? Sì, ok. Perché adesso ti stiamo un po' perdendo, sei bloccata e se c'è la connessione un po' lenta, almeno io ti vedo bloccata, non so gli altri come ti vedo. Sì, me lo dice connessione stabile. Ecco, benissimo, allora è la mia volta, come si può dire, ammettiamo in evidenza, ecco qua il video. Allora ragazzi, parliamo di cappellini, vi faccio vedere la tecnica che vi dicevo prima, che è quella di utilizzare contemporaneamente Infusible Ink o una stampa sublimatica e il termovinile, che può essere glitterato o non glitterato. Vi ricordo anche che un'altra tecnica è questa che vedete qua, che l'abbiamo vista nella diretta dedicata all'autopressa, cioè che cosa ho fatto? Ho fatto un trasferimento con il termovinile glitterato bianco, che ha appunto una finitura di glitter che sono in poliestere, quindi sono sublimabili, e poi ho messo sopra una foto delle Maldive sopra la scritta Summer e ho trasferito la foto direttamente sulla scritta, e quello che è venuto è un po' l'effetto, diciamo, che ha fatto Eleonora facendolo in grafica, mettendo le faccine dentro la scritta. Invece qua io avevo un quadrato, gliel'ho messo sopra e si è trasferita l'immagine. Immaginate quante cose così potreste fare con scritto, non so, New York, sotto lo skyline di New York. Si possono fare tante cose carine e divertenti. Quindi questa è un'altra tecnica ancora di sublimazione che potete fare con Sugrass e con Cricut insieme. Quella invece di stasera, che è questa bellissima tecnica, la vediamo come fare. Innanzitutto vi voglio parlare dei cappellini e anche di dove trovare la guida in Design Space. Quindi andiamo a vedere su Design Space dove si deve cercare questa guida. Quindi andate sempre nei progetti e, come vi ha fatto vedere Linda che c'era il design setup per le tazze, c'è anche per i cappellini. Quindi scrivo hat design setup e troviamo quindi qua questo dove c'è scritto Your Design Here, che questo è proprio la guida per le dimensioni massime consigliate per fare i cappellini. Quindi clicco su questa, faccio personalizza, perché poi ci voglio scrivere dentro quello che voglio, e vabbè, andiamo a sostituire perché l'avevo già preparata. Comunque vi arriva qui la guida, che naturalmente, come nel caso di Linda diceva prima, non viene né tagliata né trasferita in caso di stampa. Quindi abbiamo questa guida che, se andiamo a vedere bene le dimensioni, scusate ma devo ampliare la finestra, cioè abbiamo sempre mille finestre una sopra l'altra qua, è di 11,5 x 6,4, quindi queste sono un po' le dimensioni che, se ve le ricordate, potete fare anche un rettangolo di queste dimensioni circa. Poi io voglio fare questa scritta jungle, quindi semplicemente, molto semplicemente, prendo il mio testo e poi mi andrò a scegliere il font che mi piace, quello più adatto. Per fare questa tecnica vi consiglio di avere un font che vi riempie bene, e cioè
grosso, pieno e lungo, diciamo un po' stretto. Comunque adesso lascio questo font qua che chiaramente potete ingrandire e diminuire per farlo stare all'interno della guida. Dopodiché andate semplicemente, la lanciate, lo potete fare tranquillamente anche con la Joy, questo taglio, la lanciate, crealo, quindi andiamo qui a farlo sul nostro tappetino oppure con gli smart material, eccetera, eccetera, e quindi scegliamo e andiamo avanti. Quindi questo è poi come si deve procedere per il taglio. Una volta che abbiamo tagliato, tagliamo la stessa cosa sia con Infusible Ink, io qui ho scelto naturalmente una fantasia molto jungle, e vi ricordo che sugli Infusible Ink c'è il 25% di sconto, quindi se andate sul sito e andate nella categoria Infusible Ink trovate il 25% di sconto su questi fogli che hanno questo inchiostro sublimatico di trasferimento che sono bellissimi. Questo poi che è effetto appunto giungla, a me piace tantissimo, avete due tinte unite e due con la fantasia in abbinamento, quindi questo con la fantasia in abbinamento è proprio fatto così, con delle sfumature un po' viola. Adesso qui lo vedete così smortino, però come tutti quanti gli inchiostri per sublimazione, una volta che viene sublimato si accende e diventa così fantastico, quindi sono molto belli e io l'ho usato per questo effetto giungla. Quindi ho tagliato una scritta giungla di Infusible Ink e poi nel glitter di questo colore che si assomiglia, che si riprende, ho tagliato sempre la stessa scritta delle stesse dimensioni, quindi ho semplicemente detto al progetto di ritagliarlo ma cambiando il tipo di materiale. Quindi vedete che abbiamo due scritte uguali identiche. Adesso come faccio ad ottenere questo effetto fatto così perfettamente, diciamo che si combaciano gli uni con gli altri? Si fa in questo modo, e questa ci piace darvi sempre delle idee creative nuove. Allora, tutti e due hanno una parte appiccicosa, quindi ci permette di tenere attaccate le due grafiche insieme. Quindi cosa faccio? Metto la scritta, una delle due, sopra l'altra, in modo che si vadano a combaciare perfettamente le lettere. Quindi faccio in modo di sovrapporle, perfette, perfettissime devono essere. Questa è la parte che crea proprio tutto il risultato preciso. Perdonatemi, lo faccio qui appoggiata, così mi viene meglio, c'è l'adesivo e voilà. Anzi, se potete scegliere, andate a mettere l'Infusible Ink sotto perché ha un adesivo un po' più leggero e delicato, facile da staccare rispetto all'Iron-On. Quando sono perfettamente allineati, li schiaccicate bene insieme, guardate che sembra una scritta sola, e adesso potete decidere di tagliarlo con la forma che vi pare. Posso tagliarlo per così, posso tagliarlo a onda. Come vedete qua, per esempio, ho tagliato la parte di sotto e la parte di sopra, quindi ho creato tre pezzettini di ogni striscia. La cosa bella è che con la stessa, diciamo, con i due tagli, io posso creare due volte la grafica, mettendone prima una sopra e poi una sotto, o viceversa, insomma, questo è molto bello. Quindi una volta che li ho fatti in questo modo, vado a tagliare dando appunto un movimento, quindi vado verso il basso, poi torno verso l'alto, faccio un po' un'onda, poi torno verso il basso e voilà, tagliato. In questo modo sono state tagliate contemporaneamente tutte e due nella stessa posizione, per cui adesso io le apro e poi me le ritroverò che le posso andare ad abbinare una sopra l'altra. Allora, questa qui va qui, no, questa qui è perché si mette al contrario, si vede così, vedete che belle, che si possono combaciare perfettamente, e voilà, e le scritte sono fatte in questo modo. Adesso scegliamo, mi piace di più quella che ha il glitter sotto, perché tra queste due mi piace di più questo effetto qua con il glitter sulla base, che ha una consistenza anche un po' più grossa, quindi prendo questo abbinamento e l'altro lo tengo poi per una prossima
una prossima volta. Allora, vediamo se, già che siamo qua, di rimanere qua, se non per cambiare telecamera, faccio tutto qui davanti. Cosa faccio? Innanzitutto mi serve chiaramente il mio nastro termoresistente, perché anche se questi sono adesivi, con il nastro lo assicuro meglio e sono più tranquilla. Quindi vado a tagliarmi dei pezzettini di nastro, che poi mi tengo qui a portata di mano, per effettuare l'applicazione. Intanto, se leggete delle domande particolari, ragazze, potete dirmi, tanto il video è in evidenza e non si sposta. Allora, poi, eccola qui la nostra hot press, che anche questa si comanda con l'applicazione che vi ha fatto vedere Eleonora. C'è la hot gig, adesso si stava spegnendo perché come Stefania sta fermo e poi si spengono. C'è questa applicazione di Cricut che permette di selezionare, come in questo caso, il materiale dei cappellini e, non so, l'infusible ink per darci la temperatura giusta. Ora, quello che noi andiamo a fare è poter selezionare anche a mano questa temperatura, perché se siamo persone che sono abituate a lavorare un po' con queste cose, soprattutto stasera che stiamo parlando, faccio vedere anche la mia faccia, stiamo parlando di materiali che possono essere fatti anche per essere venduti, solitamente se ne fanno tanti, quindi facendone tanti, diciamo che uno sa già che temperatura utilizzare e per quanto tempo, non ha bisogno di andare tutte le volte a vedere nell'applicazione. L'applicazione ti guida se sei proprio un principiante che non l'ha mai fatto, allora scegli il materiale, se scegli su che cosa stai sublimando, e ti dice, guarda, preriscalda, ti dà delle guide animate e quindi ti fa vedere, ti guida, come diceva Eleonora, come avere un tutor sempre di fianco che ti aiuta e ti spiega. Ma se noi ne facciamo tanti, perché appunto lo facciamo per vendere queste cose, sicuramente sappiamo già che il Fusible Ink si deve sublimare a una temperatura più alta, quindi in questo caso 3 tacche, rispetto invece al termovinile che si attacca a una temperatura più bassa, quindi 2 tacche. Visto che questa non ha i gradi e i secondi da impostare, ma c'ha solo appunto le lineette che dobbiamo vedere, sappiamo già, non abbiamo bisogno, diciamo, dell'applicazione, possiamo fare pronti via anche così. La cosa bella è che possiamo scegliere di farlo o in autonomia o con l'applicazione. Poi dentro la scatola, dentro la confezione dell'hot press, c'è anche questo fantastico cuscinetto che serve per sagomare e mantenere in forma il cappellino. Prendiamo questa sera il cappellino da camionista perché è bianco, si vede meglio. Quello che io faccio è questo. Innanzitutto viene dato con questo supporto in cartoncino che buttiamo via, e poi dobbiamo andare anche ad alzare questa parte molto importante e aprire la parte di dietro del cappellino. Prendiamo dalla maniglia il nostro cuscinetto e lo inseriamo dentro in questo modo, tirando su, come dicevo, questa parte. Questo è molto importante. Quindi fate le cosine fatte bene e vedrete che otterrete un ottimo risultato. Quando tutta la testa è stata infilata, andate anche a restringere questo. Io dietro lo vado a stringere perché così sta bello fermo. I dentini qui, ecco qui. Ed è assicurato al mio cappellino. E poi, voilà, adesso ho una base qua bella rigida, bella solida, dove fare l'applicazione. Vado, abbiamo detto, a fare prima l'infusible ink, che richiede una temperatura più alta, e poi vado ad applicare il mio termoadesivo. Date sempre una pulita, se avete quello da togliere i peli usatelo, eccetera. E se volete potete dare anche una preriscaldata. Quindi ci mettiamo qua, facciamo un po' così, diamo una scaldatina al nostro supporto che accoglie meglio così l'inchiostro sublimatico. Fatto questo, ricordiamoci anche della carta, c'è anche di Cricut la butcher paper, che è una carta, diciamo, siliconata più che una carta forno, è un fatto un pochino diverso dalla carta forno, è proprio specializzata per aiutare i colori a rimanere belli vividi.
Allora, prendiamo così la nostra scritta, cerchiamo di centrarla. Io adesso sto facendo tutto a rovescio, quindi, anzi, cioè, guardiamo, no, scusate, questa è la parte di sopra. Ecco, non sbagliamo, che altrimenti qui, ecco, questo è come deve venire. Quindi se questo sta qui in basso, questo può stare qui. Ok, diciamo così. La metà più o meno ci siamo, che sono 6 lettere, quindi mettiamolo così e spero che sia dritto perché da dietro non vedo bene. Poi mettiamo lo scotch qui e qui per tenerlo bello teso, bello tirato. Una volta fatto, anche qua che si alza un po', ce lo vorrei mettere un po' di nastro, così siamo sicuri. Deve essere proprio tutto bello appiccicato. A questo punto vado a prendere la mia pressetta e poi vado a scaldare così, perché ha perfettamente la forma del mio cappellino, per qualche secondo. Allora Stefi, vuoi ricordare in Fusibolink quale sarebbe temperatura e secondi? Non sento niente, sei in muto. Ci sono 100, 195 gradi per 45 secondi. Perfetto, quindi 195 gradi. Voi sapete che la pressa al massimo della temperatura arriva a 205 gradi, tutte le presse Cricut arrivano a 205 gradi, quindi questa a 3 tacchette arriverà a 205 gradi, quindi magari invece di 45 secondi potete stare 40, un pochino meno. L'importante è che ci stiate e stiate fermi e anche magari un po' premete, ma tanto sotto c'è la palla che vi aiuta a mantenere in posizione. Chissà se sono passati 45 secondi, più o meno saranno passati. Allora, io che cosa faccio? Prima di staccare vado a verificare, faccio sempre così perché in caso ci ripasso sopra. Ho sporcato con lo smalto, ecco, non usate lo smalto quando è caldo. È venuto perfettamente, quindi vado a rimuovere. Guardate che colori vividi che ha questo Infusible Ink, è fantastico, stupendo. Vedete che ho sporcato con lo smalto qua. Guardate che bello che è, lo trovo stupendo. Adesso dobbiamo andare a abbassare la temperatura, quindi vado a mettere a 2 tacche, ma non ho il tempo di aspettare che scenda, quindi la facciamo così. Tante volte si fanno le cose un po' così. Allora, adesso devo andare a far combaciare le lettere. Vi dico già che quando fate Infusible Ink ci potrebbe essere un piccolo restringimento, quindi basta semplicemente aiutare un pochino a ridare elasticità al tessuto per riallargarlo, altrimenti non combaciano le lettere. Siccome questo mi dà fastidio in basso perché c'è la visiera, tolgo un pezzettino di liner, ecco qua, e poi mi ripreparo un altro scoccetto da attaccare. Abbiamo quasi finito, ma l'effetto sicuramente è stupendo, quindi andiamo a far combaciare tutte le parti. Se volete potete anche creare un bel effetto lasciando un po' di bianco, vedete che carino che è anche lasciando un po' di bianco, oppure lo andate a mettere proprio appiccicato, ma sapete che mi piace così, lo faccio così. Che mi piace, così facciamo una cosa nuova. Ecco qua, direi che così. A voi piace, ragazze, così? Sì, vedo le teste che fanno sì, benissimo. E adesso andiamo ad attaccare lo scotch qui. Mettiamo dritto, stessa distanza del bianco. Mi piace proprio questa righettina, così che gli dà questa linea. Adesso mettiamo sempre la nostra carta forno. Anche se non è scesa del tutto, tanto qua ci vuole veramente pochissimo. Vero Stefi, la temperatura per l'Aeronon? Allora, se stai usando il glitter Aeronon? Sì. Allora, il glitter Aeronon, la temperatura è 165 gradi per 30 secondi. No, chiedo a Stefania perché lei è come un computer, no? Si ricorda tutte le impostazioni, ma sono sicura che anche Linda e Leonora se le ricordano. Io per esempio non mi ricordo mai niente, quindi devo sempre andarci a riguardare per sicurezza. Vediamo un po', ma direi che si è attaccato, di solito no, non si è attaccato.
Di solito l'aeronon si attacca sempre abbastanza velocemente. Aspetta un attimo magari. A staccarlo. Perché se no si stacca, sì. No, è che questa parte qua non avevo premuto molto bene. Aspetta che si raffreddi un pelino. Sì, se no è più difficile. Aspetta che si raffredda, vedrà che dopo non è dopo problema. Ti si stacca bene, sì. No, volevo vedere perché c'era una parte che non si era attaccata. Va bene, lasciamo raffreddare. Ok. Sì. Comunque questo è l'effetto che si ottiene, qui spegniamo la nostra pressa, avete visto che bella che è la pressa per i cappellini, volevo anche dirvi che i pressi dei cappellini ce ne sono arrivati un primo lotto che è già disponibile in anteprima perché il lancio ufficiale sarebbe stato a giugno, quindi solo su Neki Shop, per Neki Shop abbiamo questo lotto di una settantina, diciamo, di hot press, che sono queste press con questa forma speciale per cappellini e che dentro alla confezione c'è anche la testa finta, il cuscinetto a forma di testa, e ce ne sono solo una settantina, cioè veramente sono già partite le vendite da ieri, perché chi è iscritto alla newsletter ha ricevuto già da ieri la possibilità di comprarle, quindi se ne sono già andate via diverse, quindi se siete interessati ad averla subito potete acquistarla immediatamente, e vi ricordo che la trovate sul sito Neki Shop stasera con uno sconto speciale con il codice Neki Live, e tutto ciò che costa più di 150 euro ha uno sconto extra, cioè oltre al codice ambassador che potete utilizzare, quello di Eleonora, quella di Stefania, quello di Linda, chiaramente siate fedeli ai vostri ambassador preferiti, se non avete ambassador preferiti, non ci conoscevate, siete arrivati adesso, potete usare Neki Shop 5 che vi dà il 5% di sconto, e insieme al codice Neki Live in abbinamento vi dà un altro 5% fino a 150 euro, 10% oltre 150 euro, quindi uno sconto del 5 più 10, in più state acquistando un'anteprima e in quantità limitatissime, e quindi io vi consiglio, se volete essere tra i primi ad averla, di acquistarlo subito, anche perché l'estate qui che arriva, i cappellini ce ne saranno, ce ne sarà bisogno per tutta la famiglia. Io qui aspetto ancora un po' perché vedo che è ancora presto per il trasferimento, però si sta per trasferire, quindi ve lo faccio vedere magari più tardi. Allora ragazze, eccoci qua, io come dire, sono veramente contenta di aver fatto questa diretta, lo so, ci abbiamo messo diverso tempo, ma erano tante le cose che volevamo farvi vedere, quindi era un appuntamento speciale con le vostre ambassador preferite per vedere tante tecniche diverse, tutte le presse Cricut nuove, quindi la Hot Press per i cappelli, la Mud Press per le tazze, la Easy Press 3 con la nuova applicazione per le magliette, e la autopressa che serve per chi deve fare tante cose magari in serie, quindi ha diciamo è di un livello un po' superiore e vuole fare le cose in modo artigianale anche più veloci, e quindi quattro presse fantastiche in abbinamento con una stampante che è favolosa, una stampante che vi permette di avere delle stampe in altissima risoluzione, che vi permette di avere una garanzia di 2 anni e non solo basata sul numero di stampe, quindi avete 2 anni di garanzia sempre per la vostra stampante. Avete già, quando l'acquistate, un kit di installazione con già un 20 ml di inchiostro all'interno, quindi già compreso nel prezzo il kit di installazione. Vi diamo 100 fogli di carta sublimatica per fare subito le vostre prime 100 tazze che si fanno con il kit di installazione, e anche 5 fogli di Easy Subli, che è quello che aveva fatto vedere Eleonora, cioè un vinile stampabile direttamente da stampante, cosa che altre stampanti non riescono a fare perché non hanno la gestione del colore adatta per risultare così bene sul vinile stampabile, in questo caso Easy Subli, e basta, cosa volete di più? In più c'è il print manager, in più c'è il creative studio, insomma dentro a un prezzo di acquisto della stampante avete tutte queste altre cose. È una stampante anche questa che vi permette di portare a casa vostra dei prodotti, cioè di fare dei prodotti molto professionali, cioè questa stampante ce l'ha
anche chi lo fa per lavoro negli studi apposta che sublimano tazze, magliette e cose varie. Quindi non è la stampantina così che si adatta, si deve adattare con degli inchiostri da spremere. Questa ha le proprie cartucce dentro da caricare e quindi sono cartucce proprio gel sublimatico che mettete dentro e ogni cartuccia è venduta singolarmente proprio perché c'è una gestione dei colori separata che vi permette di gestirla al meglio. Quindi una stampante fantastica. La sublimazione ci fa sempre divertire tantissimo. Adesso io farei un altro giro di saluti veloci perché siamo giunti al termine. Non so se ci siete, intanto avete letto delle domande e volete rispondere bene, altrimenti vi direi di salutare tutti quanti e di darci appuntamento più avanti, perché per l'estate stiamo già pensando ad altri tipi di iniziativa. Comunque seguite sempre anche le nostre ragazze sulle loro pagine e sui loro gruppi, iscrivetevi ai gruppi, insomma cercate anche di sostenere il loro lavoro che ci aiutano con tanto impegno a far conoscere questi prodotti sempre sempre al meglio. Quindi intanto saluto Linda. Allora Linda, guardate un po', aspetta, adesso volevo far vedere, vi saluto con questa, visto che volevo salutarvi, vi saluto con questa qua, così vedete come è venuta, visto che stavamo guardando, eccola qua, è venuta, nonostante la fretta è venuta benissimo, perché non ne puoi scagliare neanche una, neppure volendo, con la Mac Press, guardate, è perfetta, proprio perfetta, nonostante tutto. Vi saluto, mi fa veramente piacere fare queste cose perché è bello, bello comunque condividere questa creatività, e la sublimazione per me è un mondo fantastico, quindi sono veramente molto contenta, vi saluto tutti, lascio la parola a Eleonora, questa volta non mi sono emozionata e ti ho lasciato la parola. Ciao a tutti. Grazie Linda, ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, avete visto abbiamo fatto un sacco di cose e imparate insieme a noi, ma anche noi impariamo, perché effettivamente guardando un po' le tecniche dell'uno e dell'altro anche noi stesse impariamo un po' tante cose nuove, è sempre molto molto divertente ed è un piacere stare con voi ragazzi, vi abbraccio sempre tantissimo, vi mando un bacione grandissimo, lascio la parola a Stefania. Grazie Eleonora, anch'io sono appunto contentissima di essere stata con voi, contentissima di aver condiviso, come dice Eleonora, comunque tra tutti impariamo anche noi in realtà, e vi faccio vedere come ha fatto Linda, spero che adesso si vedano, non so se riuscite a vederle. I colori sono brillantissimi, proprio meravigliosamente brillanti, probabilmente come prima con le luci non si noterà, però comunque il risultato è fantastico. La buona notizia è che Print Manager si è aggiornato con calma, ce l'ha fatto. Ovviamente queste cose succedono solo per questo motivo, nel senso che eravamo collegati su Zoom, se no ci mette un secondo. Quindi grazie ancora, grazie di essere stati con noi fino alla fine e ci vediamo come al solito tra tutorial, pagine Facebook, gruppi Facebook, ovunque. Ciao ciao! Grazie, grazie ragazze, grazie Stefania. Allora, io ho finito il cappellino, ho rimosso a freddo, in effetti è venuto bene, ve lo faccio vedere. Che bello questo effetto doppio, mi piace veramente un sacco e credo che mi stia anche benissimo, che quindi io me lo porterò con me quest'estate, eccoci qua. Allora ragazzi, che dire, con questo cappello in testa io vi saluto, ringrazio veramente di cuore le nostre ambassador che sono sempre speciali con i loro trucchi e i loro consigli, vi consiglio anche di seguirle. Vi ricordo che abbiamo un gruppo dedicato alla sublimazione, che è Sublimazione con Nicky Shop, dove potete parlare appunto di sublimazione, di tutte le tecniche di sublimazione che abbiamo fatto vedere anche stasera, e poi abbiamo un gruppo invece dedicato i prodotti Cricut, quindi anche le presse, i plotter da taglio, eccetera, che è Cricut Italia, gruppo autorizzato Necchi. Quindi nel gruppo, che c'è già un'ampissima community che cresce ogni giorno con i prodotti Cricut acquistati su Necchi Shop, trovate tantissimi consigli e anche una bella community pronta ad aiutarsi
l'uni con gli altri per darvi tanti consigli. Stessa cosa capita nel gruppo della sublimazione, quindi dividete un po' gli argomenti perché è più facile trovare quello che cercate nel gruppo specifico. Poi naturalmente ci sono i gruppi delle ragazze che potete andare a frequentare, insomma entrare in questi gruppi se non le conoscete ancora. Vi ricordo, per chi non le conosce, i nomi, che sono Linda Gherardini, che trovate come la Creation, Stefania Del Principe, che trovate come My Cricut, e Eleonora Galvagno, che trovate come Sweet Bio Design. Quindi li trovate un po' su YouTube, un po' su Facebook, un po' su Instagram, sapete che siamo un po' dappertutto. Allora ragazzi, che dire, grazie a tutti quanti, io direi che possiamo salutare definitivamente. Gloria dice grazie Linda, Eleonora, Stefania, Emanuela per questa bella diretta e queste idee, tantissimi sono stati contenti delle idee che abbiamo dato, e quindi grazie anche a tutti voi, veramente non riesco a salutare tutti perché siete stati tantissimi, tanti baci, tanti saluti, permettetemi di chiudere qui questa diretta con un grande, grande abbraccio. Ci vediamo quindi, ve lo sappiamo dire, se continuate a seguire la pagina Nekki Show, perché ve lo diremo presto, quando prenderemo le attività estive. Con questo abbiamo chiuso le nostre attività invernali. Ciao a tutti ragazzi, fate sentire la vostra voce. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.